Pemba fa parte dell'arcipelago di Zanzibar, politicamente legato alla Tanzania. La popolazione è di circa 1 milione di abitanti, di cui 400.000 vivono a Pemba, costituendo una delle aree più densamente popolate dell'Africa. Bambini e giovani rappresentano oltre metà di una nazione la cui speranza di vita media non supera i 48 anni. I nuclei familiari sono molto numerosi, con una media di quasi 6 membri, ma il tasso di mortalità sotto i 5 anni è ancora altissimo. Oltre un bambino su 10 non raggiunge l'età scolare. Nei villaggi costieri, la pesca e la raccolta di alghe costituiscono la principale risorsa. Al mercato giunge una buona varietà di pesce, tra cui sardine, tonni e piccoli squali. Si pesca con lenze o reti rudimentali e quindi anche in questo caso il lavoro di una giornata non produce un grosso guadagno. Il clima è tipicamente tropicale, caldo umido durante tutto l'anno con 2 stagioni delle piogge. In questi periodi si creano le condizioni ideali per il proliferare di malattie ed epidemie di colera. My name is Dr. Omar Makame Shauri. Mi chiamo Omar Makame Shauri, segretario del Ministero della Sanità di Zanzibar. La povertà è la causa principale di tutti questi problemi. Se andate nelle zone più povere di Zanzibar e Pemba, vi accorgerete che la vita è difficile perché la gente non ha risorse per sopravvivere e quindi non presta attenzione alle condizioni igieniche personali o delle aree in cui vive. Questa è una delle cause principali di infezione e di trasmissione di malattie. Poi c'è la mancanza di educazione sanitaria. La gente meno è istruita e meno in grado di capire come si trasmettono le malattie e come prevenirle, ma anche quali cibi siano più adatti all'alimentazione dei bambini che sono i più deboli ed esposti. Noi pensiamo che proprio l'educazione sia la chiave per tentare di prevenire i problemi delle malattie parassitarie. Prendete la malaria, ad esempio. Il parassite della malaria si trasmette attraverso la puntura delle zanzare, che si riproducono nelle zone acquitrinose o in accumuli d'acqua. Se solo la gente comprendesse l'importanza di tenere pulite le zone in cui vive, avremmo fatto il primo importante passo per prevenire questa ed altre pericolose malattie. Inoltre, i dispensari e gli ospedali qui a Zanzibar non sono in buone condizioni e stiamo cercando in ogni modo di aumentare il budget per l'assistenza sanitaria. Questo è l'ospedale di Mkoani. Risale agli anni 70 ed ha una capacità di 80 posti letto fin dalla sua costruzione. Oggi ci ritroviamo con gli stessi posti, ma dobbiamo ricoverare fino a 200 persone che sono costrette a dividersi in materassi e dormire persino sul pavimento. Poi non abbiamo personale sufficiente. Ci sono numerosi casi di malaria, polmoniti, anemie gravi e malattie tropicali, senza considerare il fatto che in ogni reparto c'è una mancanza di staff oltre che di materiali e di farmaci, persino in sala operatoria. Gli unici medici che abbiamo sono cinesi, ma non sono sufficienti per servire una struttura così grande, con pazienti che arrivano da diverse zone di Pemba. In questo contesto di grave disagio nasce nel 1994 l'impegno della Fondazione Ivo De Carneri. La missione principale consiste nel controllo delle malattie parassitarie: malaria, filariasi, schistosomiasi, parassiti intestinali che sono ancora tra le prime cause di morte ed emarginazione a Pemba, come del resto in tutti i paesi dell'Africa subsahariana. Ivo De Carneri, professore di parassitologia all'Università di Pavia, già nel 1988 aveva valutato la situazione sanitaria di Pemba come molto grave. Prima di scomparire prematuramente, aveva posto le basi di un laboratorio centrale che funzionasse da punto di riferimento per tutta l'isola.
Le malattie parassitarie sono infatti curabili se diagnosticate in tempo. La Fondazione nel 2000 ha quindi completato la costruzione del laboratorio di sanità pubblica che le autorità locali decidono di intitolare a Ivo De Carneri. Siamo in contatto con il laboratorio Ivo De Carneri. Ci mandano un dottore due volte a settimana e poi medicine, attrezzature e così via. Se poi abbiamo degli esami da eseguire, mandiamo i prelievi al laboratorio e loro effettuano le analisi. C'è una stretta collaborazione con il laboratorio, una forte collaborazione. Se poi abbiamo un caso che non riusciamo a risolvere, ad esempio con un bambino malato, gli specialisti del laboratorio ci assistono per trovare la cura. Il futuro vedrà la Fondazione Ivo De Carneri sempre più impegnata nella lotta alle malattie parassitarie e alla povertà, attraverso la ricerca scientifica e la formazione. Public health laboratory, I think is a very very important institution. Penso che il laboratorio di sanità pubblica sia un'istituzione davvero molto importante e ci dà grande speranza per il futuro. La Fondazione Ivo De Carneri in questo sta facendo un lavoro davvero straordinario e ancora oggi stiamo lavorando insieme come una squadra e con il passare del tempo più lavoriamo assieme e più le cose migliorano. Su questo non c'è alcun dubbio.